Per la Merida c'è Serpa Perez, poi due uomini della Movistar sono Capecchi e Rada Lopez, due della Orica sono Meyer e Wening, Pate della Team Sky, Ludvinson dell'Argos Shimano, Sutherland della Saxo Tinkov, Grega Bolle della Vacan Soleil, due uomini della Vini Fantini sono Rabottini e Di Luca, due uomini della Colombia, Atapuma e Chalaput, Damiano Caruso della Cannondale e infine Francis De Greff della Lotto Bellisol, è un belga. Questi sono i 22 uomini al comando, vantaggio per loro di 4 minuti e 22 secondi nei confronti del gruppo. A te Alessandra. Grazie Francesco, 98 chilometri all'arrivo, dunque abbiamo ancora tempo per i nostri ospiti prima di andare con Fabrizio Delmati. Io se immagini. Con questa bellissima mostra. Segnato la Milano Sanremo. Io se immagini. Attenzione anche al fondo stradale. C'è il pavé quando attraverseranno il centro storico di Ivrea, l'ultima curva a circa 1000 metri dal traguardo, poi questo lungo rettilineo in leggerissima salita, ma prima di arrivare a quell'ultimo chilometro di difficoltà ce ne sono ancora tante. Questi Eccola sono qui. I contrattaccanti, quelli contrassegnati dalla sigla G2. Abbiamo visto, questo è il gruppo che ha un ritardo di 1 minuto e 24. Nel gruppo G2 abbiamo visto Errada Lopez, poi Pirazzi, Grega Bole, Verdugo e anche Navardauskas. Che tanti monumenti, appunto, dove si vede nelle varie piazze, una mano che tiene in arancia. Anche perché ha un fortissimo valore simbolico questo carnevale, con gli arancieri che sono a terra, che vogliono rappresentare appunto il premio all'inizio della salita valevole per il campione della montagna. Intanto il gruppo della maglia rosa sta riprendendo alcuni degli uomini che facevano parte della fuga iniziale, ripreso De Greff, ripreso Serpa Perez, ripreso anche Capecchi. Sono rimasti infatti in 5 a rincorrere, ad inseguire i tre battistrada. Questi sono i tre meno di 25 chilometri all'arrivo. Il ritardo del gruppo adesso è sceso sotto il minuto. Naturalmente gli uomini di classifica sono lì davanti e le squadre stanno lavorando, perché tra un po' proprio l'imbocco della salita alla strada sarà particolarmente stretta. Presto saranno in 8 al comando, perché Pate, Kelderman e Sella stanno per essere raggiunti. Eccolo qua il momento del ricongiungimento, dunque adesso in 8 a guidare questa tappa numero 16 del Giro d'Italia, con un vantaggio di 50 secondi nei confronti del gruppo. E qua formalmente comincia la salita verso il GPM. Il primo chilometro facile, ma dal secondo le pendenze superano il 10%. Andiamo adesso da Andrea De Luca, mentre c'è il primo scatto di Pirazzi. Vai Andrea. Sì, perché in testa al gruppo maglia rosa sono apparse le maglie giallo flue della Vini Fantini, allora ho affiancato l'ammiraglia di Serge Barsani. Vostri corridori in testa adesso. Beh, è andata a monte la fuga che si pensava potesse andarsi in forza con Di Luca e Rabottini. Adesso cerchiamo di portare Sant'Ambrogio nelle migliori posizioni per cominciare la salita. Vediamo un po' cosa succede qua. Controllare o provarci? A provarci, dovrà provarci qualcuno che fino ad ora non ha fatto un granché in questo giro. Noi ci siamo fatti vedere e speriamo che oggi, se c'è battaglia, Sant'Ambrogio sia ancora in mezzo per cercare di dire la sua. Bene, grazie a Serge Barsani, ammiraglia da Vini Fantini, a voi la linea. Sant'Ambrogio che è a un secondo dal podio, a un secondo da Rigoberto Urán. Con le immagini siamo tornati sulla testa della corsa. Stefano Pirazzi, appena è cominciata la salita, ha provato a piazzare subito uno scatto, ma adesso il gruppetto degli altri attaccanti, tirato da Vico Kelderman, si sta riportando su di lui. Dunque davanti sono ancora tutti e 8 insieme. All'uscita di Chiaverano comincerà il tratto duro e misurerà quasi 4 chilometri. Eccolo Pirazzi, poi Kelderman, Verdugo, Errada Lopez, Navardauskas, Danny Pate, ultime due posizioni per Grega Bole ed Emanuele Sella. Certo che questo Navardauskas, Davide, ha un periodo dell'annata eccezionale, perché ha vinto una tappa in volata al Giro di Romandia, l'ultimo test prima del Giro d'Italia, poi qua nella Corsa Rosa ha vinto la tappa del Vajont e oggi è ancora la davanti.
ed ha 25 anni, quindi è giovane. Solamente 30 secondi, quindi è tornato tutto in gioco. Per... Liberato Navardauskas da obblighi e da compiti tattici dopo il ritiro del capitano Ryder Esedal. Chiaramente a quel punto senza più il canadese, vincitore del giro dell'anno scorso, cambiava anche tutta la prospettiva di giro, la prospettiva di giro per la Garmin, che doveva cercare qualche vittoria di tappa, subito centrata da Navardauskas. La salita è lunga perché misura 6 km e 300 metri, ma qualche chance per i velocisti potrebbe esserci. Sarei molto sorpreso di vedere Cavendish tener duro, stare con i migliori su una salita del genere, perché già qui le pendenze sono intorno al 10%. Una salita vera, chissà. Oggi è il suo compleanno, giornata particolare, a Cherasco è stato fortissimo, ma quella salita tre cuni era diversa rispetto a questa. Però attendiamo l'esito di questi, soprattutto di questi 6 km, con Fabio Duarte adesso. Questa è la testa del gruppo. Fa l'attacco, o meglio, va a cercare di riprendere i fuggitivi. Sta perdendo invece contatto Emanuele Sella dal gruppetto dei Battistrada, dove c'è stato lo scatto di Errada Lopez. Qui comincia il tratto duro, ci saranno un paio di tornanti. Errada Lopez, anche lui sta per essere ripreso dal corridore della Euskaltel. Si tratta di Gorka Verdugo, soltanto una trentina di secondi però il vantaggio dei Battistrada rispetto al gruppo. Adesso in ultima posizione nel gruppetto di testa Stefano Pirazzi, che oggi ha conquistato altri punti importanti alla Gran Premio della Montagna. Non ha vinto il GPM sul GPM del Moncenisi, ma è arrivato secondo alle spalle di Jackson Rodriguez. Errada Lopez con Verdugo, appena più indietro Vilco Kelderman. Gran Premio della Montagna a 17 km dall'arrivo. Andiamo da De Luca. Sì, alcuni velocisti sono già staccati all'inizio della salita, Roberto Ferrari e Apollonio vedo tra i primi staccati, e anche Adam Blight della BNC. A voi la linea. Tanto grazie. Fabio Duarte sta guadagnando sul gruppo e sta riducendo il distacco nei confronti dei fuggitivi. Tanto tanti corridori si staccano proprio in queste prime rampe della salita di Andrade. Beh, in effetti questa sembra troppo per i velocisti, eh. È una salita vera. Anche perché poi non è soltanto una rampa, insomma, ci sono ancora tanti chilometri per arrivare al GPM. Questo è il secondo tratto duro. In totale sono 6 chilometri, ma questi 4 sono davvero tosti. Duarte ha ripreso Emanuele Sella e questo è il terzetto che si è formato al comando con Navardauskas, Errada Lopez e Verdugo. Questi sono i tre Battistrada, mancano 22 km alla conclusione. Noi prima di arrivare alla GPM ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, break dunque dal giro. Una certa telecronaca, però insomma mi sembrava giusto anche evidenziare gli errori tattici di Emanuele Sella e di Stefano Pirazzi, questo con tanto affetto, perché mi dispiace insomma che, guarda, Pirazzi è ritornato là, bam 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 bam, e arriva a blocco, come si dice in gergo. Qua ora il gruppetto si è completamente sfaldato, sarebbe bello vedere quello che succede sul gruppo, perché qui siamo in un tratto di salita piuttosto impegnativa, lo vedete anche il caracollare da una parte all'altra, l'aiuto che si dà con le spalle in questo gesto. Duarte più fresco. Duarte sicuramente anche in una volata resetta performante. Gregabol deve soltanto rimanere aggrappato agli altri, perché poi diventa il primo favorito. Già staccato.
mezzo dal Gran Premio della Montagna di Andrate. Stanno perdendo contatto i velocisti, abbiamo visto poco fa Mark Cavendish già staccato dal gruppo della maglia rosa, che adesso ha un ritardo di una quarantina di secondi nei confronti dei battistrada. Questi sono gli uomini al comando: Herrada Lopez della Movistar, Navardauskas della Garmin e Verdugo della Euskaltel. Andiamo in corsa da Andrea De Luca, a te. E comunque Mark Cavendish prova a mantenere, perché ancora senza soluzione di continuità il gruppo dietro della maglia rosa. Tra l'altro abbiamo visto tanti velocisti staccati, lui è ancora qui che soffre, cerca di dargli una mano con il dorsale 159, il suo compagno di squadra Vermote davanti a lui, Ventoso, a voi la linea. Grazie Andrea, perché adesso si stanno muovendo gli uomini di classifica. C'è stato uno scatto di scarponi e adesso vediamo la replica. Prova a reagire Vincenzo Nibali. Attenzione, perché in questo tratto sono più o meno all'altezza della seconda rampa di questa salita verso il GPM. Il primo a prendere l'iniziativa è stato Michele Scarponi. Sulla sua ruota immediatamente si è portato Vincenzo Nibali. Poi si muove anche Cadel Evans con Maika. C'è anche Franco Pelizzotti con Carlos Betancura, dietro di lui Rigoberto Urán. Facilmente riconoscibile quest'oggi Carlos Betancura per la sua pedalata e ancora di più perché oggi indossa la maglia bianca di leader della classifica generale. È quel tifoso che cercava di correre per mettersi in evidenza accanto ai corridori. Una bellissima figura, non l'ha fatta perché è partito ed è cascato. C'è anche Manuel Buongiorno della Bardiani TSF, lì davanti Michele Scarponi, l'allungo del corridore marchigiano, continua la salita dura per altri 2 chilometri. C'è anche Kangert, il campione nazionale estone, compagno di squadra dunque di Vincenzo Nibali. C'è Samuel Sanchez con Henao, dunque in pratica tutti i migliori della classifica generale sono là davanti, perché ha sfaldato il gruppo la prima azione di Michele Scarponi. Di nuovo con la testa della corsa con Herrada Lopez, Navardauskas e poi con Verdugo. Questo è il momento in cui scatta Michele Scarponi. Subito la reazione anche di Vincenzo Nibali. Adesso è tornato al comando un compagno di squadra di Nibali, Kangert. Importante per Nibali avere altri uomini della Astana, proprio perché facendo il ritmo, essendo loro a dettare il ritmo, in qualche modo possono controllare ed anche scoraggiare qualche tentativo di attacco, qualche tentativo di scatto, come aveva fatto Scarponi. Errada, 20 metri di vantaggio per lui. Tanto stanno per essere raggiunti Kelderman e Pate. Mentre davanti Duarte sta per riportarsi sulla testa della corsa. L'unico che fino a questo punto è riuscito a sganciarsi dal gruppo da quando è cominciata la salita. Fabio Duarte del Team Colombia. Questo intanto è Herrada Lopez, è il battistrada. La grafica ci segnala che il gruppo ha un ritardo di 16 secondi, segnalazione confermata anche da questa inquadratura. E fra l'altro sulla testa si è riportato anche Pirazzi, molto bravo, insieme a Fabio Duarte. Pirazzi che chiaramente ha l'obiettivo soprattutto di andare a conquistare i punti del GPM, lui che indossa la maglia azzurra, leader della classifica degli scalatori. Dunque Herrada Lopez, Navardauskas, Pirazzi e Verdugo con Fabio Duarte che sta rientrando su di loro. Siamo a 3 km dal GPM, noi andiamo da Andrea De Luca. Sì, perché Domenico Pozzovivo non tiene il ritmo della maglia rosa, si è staccato, adesso ha un ritardo di 150 metri dal gruppetto con la maglia rosa dentro. A voi la linea. Grazie Andrea. Dunque perde contatto Domenico Pozzovivo, davanti invece è stato ripreso Herrada Lopez, adesso prova ad attaccare Pirazzi, comunque non scatta, anche perché da qua al Gran Premio della Montagna è ancora lunga, perché mancano più di 2,5 km. Torniamo da Andrea. Henao in difficoltà, sta perdendo una ventina di metri per Henao adesso, e anche Wilco Kelderman che al suo fianco non riescono ad tenere il ritmo del gruppo maglia rosa. Voi la linea. Grazie. Fra l'altro sembra che dietro Kangert stia facendo davvero un gran ritmo, perché insomma guarda come recupera il gruppo sui battistrada. Tanto Elena, direttore sportivo dell'Androni Venezuela,
Adesso attraverseranno la statale e subito dopo una delle rampe più dure di questa salita. Saranno 300-400 metri alla 15%, subito dopo l'incrocio. La moto piazzata in coda al gruppo, appena risalito Henao e Kelderman. Questo è Kieserlowski, anche lui un po' in difficoltà, Robert Kieserlowski, perché ha perso una sessantina di metri dal gruppo con gli altri uomini di classifica. C'è anche Diego Rosa tra i corridori che compongono il gruppo maglia rosa. E poi un bravissimo Buongiorno che stringe i denti, ma per il momento rimane aggrappato al gruppo con tutti i migliori. Eccolo lo strappo duro. Strada più stretta, siamo a circa 2 chilometri dal Gran Premio della Montagna. Scatta adesso Pirazzi, a 2 dalla GPM, scatta Stefano Pirazzi. Torniamo da De Luca. Sì, perché Fabio Oggi sta cercando di riportarsi dentro il gruppo maglia rosa e ha ancora 10 metri di ritardo, ma sembra che ce la possa fare. Voi la linea. Grazie Andrea. Fabio Aru, uno dei giovani, uno dei compagni di squadra di Vincenzo Nibali, che però adesso sta sfruttando il grande lavoro di Tanel Kangert. Quando è partito Scarponi era un po' invischiato a metà gruppo Tanel Kangert, che è stato bravo a riportarsi davanti, e così anche da un punto di vista psicologico, ma soprattutto da un punto di vista del ritmo, è praticamente impossibile o quasi, no, provare qualche altro scatto. Adesso diventa più dolce, leggermente più dolce la salita, solamente un altro strappo e poi si arriverà ad Andrate. Intanto è stato ripreso Verdugo. 20 al traguardo anche per il gruppo con tutti i migliori. Kangert di nuovo davanti, c'è anche Inciausti della Movistar che davanti ha il compagno di squadra Errada Lopez, Betancur, Pellizzotti e Rosa. Sono i due dell'Androne Venezuela, anche se Rosa adesso viene segnalato in difficoltà. Kangert e Nibali sono i due dell'Astana, Buongiorno l'abbiamo detto. C'è anche Robert Gesing della Blanco, Evans che non ha compagni di squadra, Samuel Sanchez, poi i due della Lampre che sono Scarponi e Niemetz, c'è Inciausti, Uran e Maika. Questa la composizione del gruppetto che all'inseguimento di uno, perché adesso è rimasto da solo Fabio Duarte. Buongiorno in coda al gruppo dei migliori, davanti a tutti ancora Fabio Duarte. È rientrato intanto Aru sul gruppetto con la maglia rosa, e dunque adesso Nibali può contare su due compagni di squadra, sul sardo e sull'estone Kangert. Non molla Pirazzi, vuole assolutamente andare a conquistare questo GPM che è di seconda categoria. Lo scollinamento a quota 836, la pendenza media di questa salita è dell'8,1%, ma si toccano punte anche del 13%. Non è lunghissima, Davide, però ce lo avevi illustrato e detto fin dall'inizio, è una salita vera. E si vede, anche perché il ritmo è stato sostenuto, c'è stato l'attacco di Scarponi, in precedenza quello di Fabio Duarte, che sta cercando di resistere in seconda posizione con la maglia azzurra Stefano Pirazzi. Davanti al gruppo vedete anche gli uomini della Lampre, Niemetz e Scarponi. In pratica tutti gli uomini di classifica sono là in questo gruppo, con Niemetz che adesso sta lavorando per Scarponi che è in seconda posizione, poi Samuel Sanchez, Nibali, Inciausti, Kangert, ripreso Navardauskas. Ora spiana ma non finisce la salita, spiana per qualche centinaio di metri. Infatti ha messo adesso un rapporto più duro e c'è lo scatto di Pirazzi. Stefano Pirazzi che scatta ancora e sembra lasciare là sul posto Fabio Duarte, che adesso però prova a replicare per riportarsi sul leader della classifica dei Gran Premi della Montagna, che ha una decina di metri di vantaggio. Siamo ormai in vista del Gran Premio della Montagna, bruciato ieri sul Telegraph. Il Col di Telegraph, Stefano Pirazzi, da Peter Wening. Dunque lì un paio di punti li ha lasciati per strada. Torniamo da Andrea De Luca. Sì, siamo sempre alle spalle del gruppo maglia rosa, davanti a noi vediamo una ventina di metri, non di più, per Pirazzi, il corridore della Colombia.
ci voltiamo dietro e 150 metri in ritardo di Diego Rosa, tra l'altro Diego Rosa protagonista assoluto di questa salita perché lui è di qui e quindi tanti tifosi ad incitarlo, qualcuno ha anche esagerato e si è preso anche un baffa dallo stesso corridore. A voi la linea. Ok Andrea, intanto il gruppo dei migliori messo in fila adesso da Franco Pellizzotti, che sta perdendo contatto Diego Rosa, anche un altro dei giovani, vale a dire Buongiorno, viene segnalato in difficoltà, rimane però un altro uomo dell'Androne Venezuela che è appunto il campione nazionale italiano, Franco Pellizzotti. Un chilometro al Gran Premio della Montagna. Ripresi intanto tutti i battistrada perché adesso viene riassorbito anche Pirazzi e sta per essere ripreso anche Duarte, dunque possiamo dire che il gruppo Maglia Rosa in questo momento ha annullato la fuga. Non vedo Mauro Sant'Ambrogio, stavo cercandolo ma non mi sembra di vedere la maglia giallo flu di Mauro Sant'Ambrogio, il quarto della generale. Vediamo magari anche qualche segnalazione da Andrea De Luca per capire quanto e quale può essere il ritardo di Sant'Ambrogio. Sempre Kangert, adesso di strappi duri non ce n'è più, la salita diventa più facile. Rimane solamente uno strappetto nel centro di Andrate. Qualche decina di metri adesso per respirare, ma siamo a 500 metri dal Gran Premio della Montagna, 500 metri dal GPM. Vedremo se riuscirà comunque a scattare Stefano Pirazzi. In prima posizione c'è Primislav Niemec, eccolo prontamente Pirazzi che ci riprova perché ormai è in vista del GPM. Non credo che ci siano molti interessati ad andare a contrastarlo. Per prendere questi punti del GPM di seconda categoria parte Betancourt, parte adesso Carlos Betancourt e questo certo non è uno scatto per i punti del Gran Premio della Montagna, questa è un'azione ben diversa per Carlos Betancourt. Vuole vincere la tappa dopo 3 secondi posti, la discesa abbastanza tecnica nei primi 4 chilometri, poi la strada diventa più veloce con alcuni tornanti. Grande talento quello di Carlos Betancourt, lo avevamo visto anche alla Freccia Vallone sul muro di Wi, deve ancora migliorare chiaramente, deve fare esperienza, deve migliorare soprattutto nella scelta del tempo e lo ha dimostrato e confermato anche a questo Giro d'Italia con 3 secondi posti. La seconda posizione ora è per Pirazzi alle spalle di Betancourt al Gran Premio della Montagna, vediamo adesso come si risolverà questa azione di Betancourt, noi andiamo da De Luca. Ai 300 metri dal Gran Premio della Montagna sta per arrivare anche Sant'Ambrogio, Mauro Sant'Ambrogio, un ritardo che abbiamo cronometrato in 1 minuto e 30 secondi dal gruppo Maglia Rosa. A voi la linea. Grazie Andrea, ritardo pesantissimo dunque per Mauro Sant'Ambrogio, del resto c'era l'incertezza, meglio l'interrogativo sulla tenuta di Sant'Ambrogio sulle 3 settimane. È uscito anche Samuel Sanchez. Altro uomo che in discesa se la cava e come... Tanto Pirazzi si è praticamente rialzato, ha già 100 metri di ritardo, nessuna possibilità per Mauro Sant'Ambrogio di rientrare, anche perché davanti c'è stato il lavoro di Niemec proprio per favorire la classifica sia del corridore ma anche del compagno di squadra Michele Scarponi. E chiaramente questo può essere un cambiamento importante nella classifica generale per le prime posizioni perché rimanendo così la situazione potrebbe scalare una posizione Michele Scarponi. Sant'Ambrogio 2 minuti e 47 secondi aveva questa mattina di ritardo su Nibali, 3 e 53 invece il ritardo di Michele Scarponi. Dunque in pratica c'è 1 minuto e 6 secondi tra Sant'Ambrogio e Scarponi in classifica generale. E quindi Scarponi potrebbe guadagnare una posizione. Tanto
Adesso andremo a vedere se Samuel Sanchez riuscirà a prendere Betancourt e se questi due riusciranno a resistere all'inseguimento del gruppetto. L'abbiamo visto con la prima inquadratura dalla moto, il gesto che faceva Betancourt a Samuel Sanchez con la mano, proprio gli ha detto vieni dai andiamo, perché, sì, perché tra l'altro in discesa appunto è un ottimo discesista Samuel Sanchez e potrebbe far comodo averlo come compagno in questo attacco a Carlos Betancourt. Eccolo infatti che aveva tirato un po' i freni il colombiano della Gedeser proprio per aspettare Samuel Sanchez. Sono loro due al comando, però non sembra distante dal gruppo. Samuel Sanchez non è più fortissimo, eccolo intanto, ecco il passaggio. Eccolo il passaggio all'uscita da Andrate subito dopo il Gran Premio della Montagna di Mauro Sant'Ambrogio, che rischia di pagare pesantemente in questa tappa che inaugura, dopo il giorno di riposo, temutissimo come sempre il giorno di riposo, questa tappa che inaugura la terza ed ultima settimana del Giro. Stavo dicendo che Samuel Sanchez è ancora forte, ma non fortissimo dopo la caduta di qualche anno fa al Giro di Spagna e la caduta dello scorso anno alla Tour de France. Quando c'è l'asfalto asciutto riesce ancora a fare molto bene, peggio quando invece la strada è bagnata. Rivediamo all'uscita di Andrate il passaggio di Mauro Sant'Ambrogio, che ricordiamolo in classifica è in quarta posizione a 2.47 da Nibali, a un secondo da Rigoberto Urán che lo precede in terza posizione. 15 km all'arrivo. Discesa che termina in pratica a Borgo Franco di Ivrea, quando di chilometri alla conclusione ne mancheranno 8. Tutti pianeggianti. Hanno circa 200 metri di vantaggio Betancourt e Samuel Sanchez nei confronti del gruppo che è molto allungato. Una moto piazzata davanti ai battistrada, una in coda. L'abilità dei nostri piloti, complimenti, non è facile stare in corsa a pochi metri dai corridori. Quando adesso di chilometri ne mancano 14. Qua Scarponi la sta facendo davvero a tutta questa discesa, cercando di sfruttare fino all'ultimo centimetro nelle traiettorie. Là in quella curva a sinistra è andato veramente al limite. È al limite con in scia il campione italiano. Siamo nel paese di Nomaglio. C'è anche Nibali ovviamente là davanti insieme a Scarponi. Aru intanto lo vediamo in coda al gruppo dei migliori, davanti a lui Gesink. Fa parte anche Gesink di questo gruppetto. Attenzione adesso perché Nibali è partito con da solo all'inseguimento di Betancourt e di Samuel Sanchez. L'attacco ora di Vincenzo Nibali in quello che notoriamente spesso è stato il suo terreno, la discesa appunto. Due curve insidiose ed è riuscito a guadagnare una cinquantina di metri. Aveva dato l'impressione quasi di voler prendere le misure a Michele Scarponi, perché nella prima parte della discesa è rimasto nella scia del marchigiano e poi lo ha superato provando adesso l'allungo in un amen. Intanto si è riportato sui due battistrada, su Samuel Sanchez e su Betancourt. L'attacco dunque di Nibali, l'attacco della maglia rosa in discesa andando verso il traguardo di Ivrea nella discesa dopo il GPM di Andrate. Tanto il ritardo di Pozzovivo, 50 secondi. Ripresi Betancourt e Samuel Sanchez. Si forma questo terzetto al comando. E sta cercando di rientrare Scarponi, ci sta riuscendo proprio adesso. Soltanto una ventina di metri di ritardo, meno, anzi adesso è stato annullato completamente il ritardo anche da parte di Michele Scarponi. E qua invece stiamo seguendo la discesa di Mauro Sant'Ambrogio che ha un ritardo superiore al minuto. Un minuto e 20 secondi. Però è solo e quindi potrebbe perdere, soprattutto nel tratto finale, quella pianura di 8 km che porta questa tappa ad Ivrea. Quattro uomini al comando, Sanchez, Betancourt, Nibali e Scarponi. Ora la strada si allarga, la discesa diventa molto più bella e veloce.
Da dietro sta rientrando anche Rigoberto Urán con Kangert. Sono rientrati anche Urán e Kangert. Potrebbe essere importantissimo per Nibali, perché è il suo compagno di squadra. È rientrato anche Cadel Evans, che in pratica va a riportare sotto anche tutti gli altri uomini che facevano parte del gruppetto che ha affrontato insieme la salita. Dunque questo gruppo in pratica si sta ricompattando in discesa. Eccolo Cadel Evans, noi torniamo da Andrea De Luca in corsa. Discesa molto difficile, molto tecnica, tra l'altro la strada non è in perfette condizioni come asfalto, quindi molti dossi e tra l'altro tantissime curve secche, quindi una discesa che può fare benissimo la differenza. Voi la linea. Adesso non dovrebbe più esserci differenza, anzi stanno rientrando, come logico che sia, altri corridori, ci sono un paio di tornanti, ma non ci sono più curve insidiose dove il discesista può far la differenza. Sempre Samuel Sanchez al comando, ultimi chilometri di questa discesa. Tra l'altro Davide, a proposito di Nibali, ha dato l'impressione di provare più che un attacco, è stato un allungo, ma la cosa impressionante è che quasi non ha rischiato, cioè non è che andava tutta a grande sicurezza, no? A grande sicurezza, proprio in quelle curve nel paese è riuscito a guadagnare 50-100 metri su Scarponi ed è riuscito a riportarsi sui primi due. Come in tutte le cose, sicuramente uno può crescere, può migliorare, può imparare ad andare in discesa, ma io credo che l'elemento fondamentale sia la sensibilità, no? O nasci discesista, se no puoi migliorare, sì, ma uno bravo non migliora. Nibali è sempre stato forte, adesso tra l'altro sorretto da una grande condizione, la lucidità ti porta poi a fare quel che ha fatto adesso Nibali, senza rischio è andato a riprendere Betancourt e Samuel Sanchez. Adesso c'è un rallentamento proprio perché non c'è più la possibilità per attaccare, almeno in discesa. Sono in 13, gruppo che si è ricompattato, adesso sono in 13, sempre con Samuel Sanchez in prima posizione, poi Betancourt, Scarponi, Nibali, Evans. Ancora un chilometro, poco più, e poi torna la pianura. Vediamo adesso se la Lampre Merida cercherà di alzare il ritmo proprio per guadagnare più secondi nei confronti di Mauro Sant'Ambrogio, perché sono in due quelli della Stana, lo vedete ora in seconda e in quarta posizione rispettivamente Nibali e Kangert, ma sono in due anche quelli della Lampre Merida con Niemez e con Scarponi. Dunque l'obiettivo principale è quello della vittoria di tappa, ma con un occhio sempre alla classifica, e oggi il colpo grosso, il primo passo, lo potrebbero fare proprio i Lampre scavalcando in classifica generale Mauro Sant'Ambrogio, che all'ultimo rilevamento cronometrico aveva un ritardo di 1 minuto e 20 secondi. Confermate le parole adesso di Orlando Maini, il direttore sportivo della Lampre Merida, capitano designato, si conferma Michele Scarponi, perché prima c'era Niemez, sta lavorando proprio per il marchigiano. C'è anche Maika, dunque altra bellissima sfida, quella per la maglia bianca tra Betancourt, che oggi la indossa, e la polacco della Saxo Tinkov. Anche Pellizzotti in questo gruppo, e noi torniamo da Andrea De Luca che sta seguendo Mauro Sant'Ambrogio. È terminata la discesa, te Andrea? Sì, completamente cambiata la discesa nella seconda parte, molto più semplice, bella strada ampia. Mauro Sant'Ambrogio e lui, siamo alle sue spalle, che sta disegnando le traiettorie. Ecco, per lui sarà fondamentale l'atteggiamento degli uomini del Team Sky, perché ha quattro corridori del Team Sky in questo gruppo. Io non credo che gli daranno una mano, però staremo a vedere. A voi la linea. Anche Aru nel gruppetto di testa, dal quale adesso prova ad uscire Tanel Kangert. Kangert è compagno di squadra di Nibali. Tanto il gruppetto posto vivo viaggia con un ritardo di 1 minuto e 20 secondi. A 1 minuto e 2 secondi c'è Manuel Bongiorno. Dopo l'attacco di Kangert, la prima reazione è quella di Robert Gesink, l'olandese della Blanco. 1 minuto e 50 il ritardo di Sant'Ambrogio, che dunque dopo il Gran Premio della Montagna ha ulteriormente perso
una trentina di secondi sta perdendo Mauro Sant'Ambrogio. Si muove anche Uran e ovviamente può sfruttare il punto di riferimento che ha davanti Nibali, vale a dire Kangert, per riportarsi sulla testa. Vincenzo, eccolo Nibali. Nibali che sta correndo fra l'altro con grandissima lucidità, però Dario. Anche perché poi ha un paio di compagni di squadra e quindi tranquillo più che mai, non ci sono più salite, solamente uno strappetto leggerissimo alle porte di Ivrea. Gesink, poi Scarponi con Aru, tra l'altro anche a livello di squadra è grande prova oggi dell'Astana, che avete visto chi prova a scattare o con Kangert o magari vedremo più avanti con Aru, deve assolutamente fare i conti proprio con gli uomini dell'Astana. Ha quasi 2 chilometri di ritardo Mauro Sant'Ambrogio, che abbiamo visto nell'inquadratura di destra, perché sono ai meno 6 i battistrada, ai meno 8 il gruppo con Mauro Sant'Ambrogio. E nessuno dà una mano naturalmente a Sant'Ambrogio, perché il team Sky naturalmente ha davanti Uran e quindi sicuramente non l'aiutano. Tanto continuano gli scatti per il successo di tappa. Adesso con Samuel Sanchez che va a riprendere, a superare con un'altra marcia Fabio Aru. 2:18 addirittura adesso. Così viene quantificato il ritardo di Sant'Ambrogio. Ancora ci prova Carlos Alberto Betancourt, era stato lui il primo a scattare in vista del Gran Premio della Montagna. Intanto con la testa della corsa stiamo arrivando a Montalto d'Ora. Andiamo da Andrea De Luca. Meno 7 al traguardo per il gruppo di Sant'Ambrogio, importante il rientro di Oscar Gatto che adesso si posiziona in testa e cercherà di dare tutto per il suo compagno di squadra. A voi la linea. Non poteva contare sull'aiuto degli Sky Mauro Sant'Ambrogio, vediamo adesso se cambierà magari anche parzialmente la situazione con il rientro di un altro uomo della Vignifantini, appunto Oscar Gatto. Pellizzotti, adesso è il suo turno quando mancano meno di 5 km all'arrivo. Stanno per entrare ad Ivrea, stanno per rientrare ad Ivrea dove già c'era stato il passaggio una trentina di chilometri fa, adesso attraversando la zona proprio sotto il centro storico di Ivrea, passando nuovamente sulla Ponte Vecchio, sulla Dora Baltea. Sta guadagnando secondi. Tanto di nuovo la Lampre Merida, eccolo qua intanto Oscar Gatto con Mauro Sant'Ambrogio, i due della Vignifantini. Scarponi mentre avevamo visto la rincorsa e il tentativo di rincorsa da parte di Mauro Sant'Ambrogio, ma gli altri uomini di classifica sono tutti qua davanti, compreso Inciausti, compreso Niemez, che chiaramente adesso deve rimanere là nel ruolo di stopper perché ha provato a scattare di nuovo Michele Scarponi con Nibali. C'è anche Niemez e intanto eccolo qua il fuggitivo ancora più avanti. Samuel Sanchez, Nibali, Maika, poi Evans con Uran. Attenzione a Maika, è partito adesso il polacco della Saxo Tinkov, Rafał Maika prova a sfruttare questa azione anche Rigoberto Uran. Tre chilometri all'arrivo. Ecco il cartello dei meno tre. C'è un piccolo strappetto, una salitina di Ivrea prima del traguardo, mentre la testa della corsa transitava ai meno tre, era ai meno cinque Mauro Sant'Ambrogio. Gesink, tanto Pirazzi con Pellizzotti, è andato a riprendere Franco Pellizzotti. Questa è la testa del gruppetto con gli uomini di classifica
con Gesink, con Inciausti, con Niemetz e Kangert. Tanto il gruppetto di Posto Vivo viaggia con 1 minuto e 45, a 2 minuti e 23 il gruppetto di Sant'Ambrogio. Eccolo, fra l'altro potrebbe avere sulla carta anche degli ottimi aiutanti, perché abbiamo visto che c'è Danny Pate, c'è Kness nel gruppetto, sono però uomini della Sky e chiaramente nulla faranno per aiutarlo, per riportarsi sotto, considerando che loro hanno, devono considerare, invece devono badare alla classifica del capitano Rigoberto Urán. Stiamo entrando a Ivrea, testa della corsa. 2 chilometri alla conclusione, Kangert, Niemetz, Inciausti. Tanto problemi per Gesink. Non riesce. Problemi alla pedale destro per Robert Gesink, che sembra non riuscire ad agganciare lo scarpino. Esatto. Questa è la zona con il pavé. Tra un po' il ponte, svoltando a destra. Foratura di Gesink, annuncia Radio Corsa. Foratura dunque per il capitano della Blanco, e allora rimangono in tre al comando Primislav Niemetz, Kangert e Inciausti. Eccoli i battistrada all'ultima curva, quando mancherà 1 chilometro e 100 metri alla conclusione. Niemetz. Passato il ponte Adriano Olivetti. Presto lasceranno anche il pavé per tornare sull'asfalto. Inciausti, un giorno in maglia rosa, conquistata a Pescara e persa nella cronometro di Saltara. Eccola l'ultima curva, già affrontata e superata dai tre battistrada, Niemetz, Kangert e Inciausti. Inciausti è l'uomo di classifica della Movistar, Niemetz e Kangert sono invece i luogotenenti, il primo di Scarponi, il secondo di Vincenzo Nibali. Si va verso questa volata a tre, verso questo sprint a tre, perché da dietro difficile che possano rientrare, sembrano abbastanza tranquilli anche i tre di testa. Davide, infatti, hanno già cominciato a studiarsi. Ultimo chilometro anche per il gruppetto con gli altri uomini di classifica, meglio con i capitani, con i veri uomini di classifica. Una volata a tre con Inciausti adesso in prima posizione, 500 metri all'arrivo. È davanti Niemetz, si volta Inciausti per controllare, capisce che ormai se la giocano loro, perché da dietro non possono più rientrare. Niemetz, Kangert e Inciausti. Parte lungo, lunghissimo adesso Primislav Niemetz con Kangert che è in seconda posizione. Ancora non ha cominciato lo sprint Kangert, ma parte ora Inciausti, parte ben alto Inciausti per un giorno in maglia rosa. Inciausti che guadagna una decina di metri di vantaggio, Inciausti sul traguardo di Ivrea, Benat, Inciausti, e nulla può nel tentativo di rimonta Kangert. La vittoria di Inciausti, un Giro d'Italia preziosissimo il suo, un giorno in maglia rosa e adesso anche la vittoria di tappa. Inciausti dunque a Ivrea, poi arrivano tutti gli uomini di classifica insieme, ma ci saranno da fare bene i conti, perché ora dobbiamo attendere l'arrivo di Mauro Sant'Ambrogio, lui che era il quarto della classifica generale. Una vittoria bellissima per il corridore spagnolo. Ha indossato la maglia rosa e adesso la soddisfazione del successo di tappa. Terza vittoria per la Movistar. Eh sì, dopo quella di Doset nella cronometro di Saltara, quella di Visconti nella tappa della Galibier, qua ad Ivrea, dopo il giorno di riposo, ancora festa Movistar con Benat Inciausti. Andiamo da Andrea De Luca. Sì, siamo alle spalle di Sant'Ambrogio, 1100 metri, adesso vedono il triangolo rosso, il ciclismo è spietato, molti pensano che sia uno sport individuale, conta la squadra, conta tantissimo e lo dimostrano questi ultimi 10 chilometri, un calvario per Sant'Ambrogio, a voi la linea. Grazie Andrea, ha superato l'ultima curva anche Mauro Sant'Ambrogio. Questo è un gruppetto con un ritardo di 1 minuto e 25 con
Giovanni Visconti, abbiamo visto Popovic, eccolo qua con Oscar Gatto, Mauro Sant'Ambrogio, Gatto che ha cercato per quanto possibile di limitare i danni del suo capitano. Il gruppetto con Navardauskas, Evans, Scarponi, Maika e Nibali è arrivato con 14 secondi di ritardo. Adesso vediamo invece il ritardo di Mauro Sant'Ambrogio, che sarà superiore ai 2 minuti, superiore ai 2 minuti, dunque perde tanto, perde tantissimo in classifica Sant'Ambrogio, il vincitore della tappa dello Jaffro. Jack Ness, Dario Cataldo, tutti là fermi, nessuno chiaramente che gli dà una mano, così come nessuno gli ha dato una mano, a parte Gatto, nel tentativo di rimonta dopo il Gran Premio della Montagna. Sul traguardo Sant'Ambrogio con 2:23 di ritardo, dunque perde 2 minuti e 09 sugli altri uomini di classifica. Andiamo subito da Severini che è con Betancourt. Sì Francesco, allora Carlos, ti abbiamo visto scattare per prendere l'ultimo Gran Premio della Montagna, poi magari lì avevi pensato di arrivare fino alla fine? Sì, era un po' difficile, ma sempre devo fare quelle scatto lì alla fine, perché sai, potevamo arrivare. Dopo mi ho trovato anche con Sanchez che va forte in discesa, ma non abbiamo riuscito ad andare, ma va bene lo stesso. Senti, questa vittoria proprio non riesce ad arrivare? No, non arriva, ma sono contento di questo giro che sto facendo, è un bel giro e sono contento. Grazie a Betancourt, a te Francesco. Grazie per Giorgio, e questo è l'ordine di arrivo di questa tappa numero 16 del Giro d'Italia. Lo ricordiamo con la vittoria di Inciausti, e rivediamo anche qua la volata allo sprint vincente nell'arrivo a 3 con Kangert e con Niemetz, poi a 14 secondi Navardauskas, Evans, Pellizzotti, Scarponi, Maika e Rada Lopez, Betancourt, Uran, Nibali e Sanchez, con loro anche Pirazzi e Aru. A 2:23 Mauro Sant'Ambrogio, la vittima, chiamiamola così, di giornata è stata Mauro Sant'Ambrogio. Questa la vittoria di Inciausti. Andiamo da Arianna Secondini. Eccoci qui proprio con Inciausti. Inciausti, stai guardando che grande successo, dopo la maglia rosa arriva la vittoria di tappa. Impressionante, ancora non me credo. Impressionante, non ci credo ancora. Giorno del riposo, oggi mi incontrava. Dopo ieri con il giorno di riposo mi sentivo bene nelle gambe, e con questa fuga. Giocato con un secondo si è potuto vincere per fine. Qual è stato il momento decisivo? Non immaginavo mai di poter vincere così. Credo che prima la salita c'era moltissimo nervosismo. Tre quarte parti della vittoria devo tutto sommato, io avevo un po' di libertà, non ero tra i favoriti, quindi ho avuto un po' più di margini di libertà. Grazie, ti lasciamo andare. Mauro Sant'Ambrogio ha perso 2 posizioni in classifica generale, ora è 6º, superato sia da Scarponi che da Niemetz, ha guadagnato invece 1 posizione in Ciausti che ora è 9º. E penso che questa vittoria sia dedicata a Tondo, morto 2 anni fa, era al suo fianco e proprio ieri mi diceva: per mesi non riuscivo a prendere sonno perché avevo degli incubi, avevo sempre quel ricordo che non riuscivo a togliermi. Beh, penso che questa vittoria a distanza di 2 anni sia per lui. Eccola la classifica generale e adesso tutti sul palco del processo alla tappa con Alessandra De Stefano e i suoi ospiti, grandi ospiti anche quest'oggi. Processo alla tappa. Solo con noi. 3 giorni imperdibili. Rai Sport, con la partecipazione di... Con le immagini splendide della Dora Baltea vi parliamo dal Caponogo canavese, da Ivrea. Gentili telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con il processo alla tappa qui a Ivrea, la 3ª vittoria per il team Movistar dopo Doset,
Dopo Dauzet nella cronometro a squadre, dopo lo splendido successo centrato sulla Galibier da Giovanni Visconti, oggi la vittoria di Benaten Chausti, una vittoria per ricordare l'amico Ciavi Tondo, scomparso 2 anni fa, era il 23 maggio del 2011, per questo ragazzo la vittoria, un altro segno importante. Buon pomeriggio, ben ritrovati al processo alla tappa, buon pomeriggio al pubblico, agli Eporediesi che si sono dati appuntamento qui per festeggiare il processo alla tappa, buon pomeriggio a Silvio Martinello, a Marco Bonarrigo di Cycling Pro, buon pomeriggio a Elisa Longoborghini, alla mamma di Elisa Longoborghini, a Guidina dal Sasso, che io ringrazio di essere venuta a trovarci, a Beppe Conti, c'è la nostra Isabella Negri, aspettiamo Rigoberto Urana, aspettiamo Giacomo Nizzolo, c'è il fan club qui davanti, aspettiamo di nuovo di ascoltare il vincitore, la maglia rosa, perché è successo davvero di tutto. Silvio Martinello, oggi abbiamo un pubblico particolarmente caldo da gestire, caldo, diciamo caldo, insomma è successo davvero di tutto. Il ritardo di Mauro Sant'Ambrogio, abbiamo visto partire Vincenzo Nibali, sempre più dominatore di questa corsa, gli attacchi di Betancourt, insomma è stato un finale incredibile. Silvio. Sì, un finale molto interessante, una tappa caratterizzata da una lunga fuga che sembrava potesse avere esito favorevole, ma il fatto che all'interno di questa fuga ci fossero corridori come Caruso, Kelderman, Di Luca, Tapuma, De Greff, tutti i corridori che sono in posizioni di rincalzo in classifica, ma che davano fastidio naturalmente perché avrebbero potuto portare via delle posizioni importanti ad altri corridori, ha fatto sì che la Radio Shack e la Katiusha andassero davanti a tirare e la fuga è stata ripresa. E nel finale abbiamo assistito veramente a questo spettacolo, si sono dati battaglie, i grandi favoriti naturalmente hanno cercato, soprattutto Scarponi, di approfittare del crollo inaspettato di Sant'Ambrogio, che ha perduto poi all'arrivo 2 minuti e 23, questa terza settimana che Sant'Ambrogio tanto temeva. Già al martedì ha fatto sentire i suoi effetti e ora saranno naturalmente i prossimi giorni a dirci se è una crisi passeggera o se effettivamente Mauro Sant'Ambrogio deve dire addio alle ambizioni così di alta classifica. Intanto l'abbraccio con i compagni di squadra per questo ragazzo Benaten Chausti, l'abbiamo detto, un'immagine splendida la sua, la vittoria, la terza per il team Movistar qui sul traguardo di Ivrea davanti a Tanel Kanger, eccezionale compagno di squadra di Vincenzo Nibali e Niemez. E volevo chiedere a Marco Bonarrigo, Marco, a un certo punto avevamo la sensazione, abbiamo guardato qui assieme in finale, che Vincenzo Nibali volesse andare a vincere questa tappa, no? Abbiamo visto tra l'altro anche Scarponi reagire molto bene, probabilmente informato anche del ritardo di Sant'Ambrogio. Ma credo che Vincenzo si sia sentito punzecchiato dai continui attacchi, sa che la sua arma preferita è la discesa, ne ha approfittato, ha dato una stoccata, ha fatto capire chi comanda in classifica e poi è rientrato di buon ordine. Penso che prima di un attacco fosse proprio una risposta alle punzecchiature degli avversari. Ma Silvio, prego. No, poi probabilmente avremo Vincenzo Nibali al microfono, credo, perché vestirà anche oggi naturalmente la sua maglia rosa. Personalmente sono stato un po' sorpreso dal comportamento della Stana nel finale, il fatto che Kangert abbia attaccato a più riprese e anche Aru ad un certo punto è andato ad attaccare, mi ha sorpreso, perché normalmente bisogna rimanere vicini alla maglia rosa, può succedere di tutto, una foratura, un incidente, qualsiasi cosa. Evidentemente c'è stato il via libera soprattutto per Kangert per tentare di vincere la tappa, ma credo che gli interessi della maglia rosa dovrebbero prevalere, questo è un mio modesto parere. E poi sentiremo Vincenzo. Lo chiederemo direttamente a Vincenzo. Silvio, è stato già sotto accusa in qualche modo Kangert, tra l'altro assolto proprio da Vincenzo Nibali per la vicenda della cronometro, no? Della cronometro, sì, che mi stava a cuore, che si è impegnato troppo nella cronometro, che ha fatto meglio di Nibali. Anche oggi ha ragione Silvio, è un rischio inutile perché poteva stargli vicino al fianco perché è da difendere la maglia rosa, ma comunque ha colpito la sicurezza di Nibali anche in discesa, è stato straordinario, in 4 curve ha ripreso i 2 che erano davanti, quasi come ha detto prima Bonarrigo, punzecchiato da Scarponi, come ha reagito, ha una sicurezza, una facilità proprio, vediamo proprio la... e quando parte Kangert, esatto. Sì, è sempre un rischio correre in questa maniera, però Silvio, c'è da aspettarsi, esatto, siamo Nibali con la flash con Arianna Secondini, andiamo da Vincenzo Nibali. Ecco, guarda, sono con Vincenzo Nibali, gli stavo proprio riportando quanto stavate dicendo, cioè del fatto, discutibile o meno, che Kangert sia stato lasciato andare avanti per la vittoria. Cosa è successo? No, è successo che Kangert comunque stava molto bene, poi nei chilometri finali l'abbiamo lasciato libero per cercare di giocare le sue carte e quindi avere anche, diciamo, di riuscire anche a portare via degli abboni molto importanti per gli uomini di classifica, ecco. E così poi è stato, lui è riuscito ad arrivare secondo, so che l'hanno anticipato nel finale, però è stato molto bravo. Il tuo attacco in discesa che significato aveva?
Ma io non, diciamo che sono stato sempre sulle ruote e poi non ho mai attaccato, sono rimasto sempre lì, ho chiuso soltanto sugli uomini davanti, ecco. Ti aspettiamo dopo, se puoi tornare, adesso ti lasciamo andare alla premiazione. Grazie. Torniamo qui con la commissario capo della Polizia di Stato, Ambra Gentile, scortato qui sul palco del processo. Ho chiesto all'arma qui di mettersi in piedi perché arriveranno i corridori, quindi non posso tenerli seduti accanto a lei. Però insomma l'hanno scortata, poi ci parlerà del pullman azzurro, insomma di tutto quello che è la presenza femminile. Intanto seguiamo la premiazione del vincitore di oggi, grande gioia per lui, davvero il Movistar, un grande giro Marco Buonarrigo fin qui, perché insomma le tre vittorie, Dosit, Visconti, eccezionale sul Calibri. Intanto vediamo la maglia rosa, aspetta noi la maglia rosa, chi può dirlo? E quindi questa vittoria anche di Enciausti. Bottino grosso per la squadra spagnola, con che compresa la più grande emozione del giro, che è quella che ci ha dato Giovanni Visconti fino adesso, secondo me, quella che ci ha dato Giovanni sul Galibier. In tutto staremo a vedere che cosa voleva fare Vincenzo Nibali, perché mi sembrava che stesse aspettando noi, chissà, forse lo potremo avere tra pochissimo. Beppe Conti, prego. Ma sì, posso aggiungere, non sono mai vittorie banali quelle che sta ottenendo la Movistar. Pensa no. Oggi a ricordare Tondo, come hai detto tu, Visconti, nato il giorno di Pantani, cosa ha compiuto sul Galibier. È un giro che non è mai banale, ogni giorno c'è qualche emozione, ogni giorno ci regalano delle cose belle da raccontare, anche in tappe che comunque all'origine non dovevano essere così importanti, così determinanti come quella di Ivrea. Invece anche oggi bellissimo il finale grazie a questa salita di Andrate piazzata a ridosso del traguardo di Ivrea. Beh, davvero non è mai banale il percorso del giro, ci ha regalato emozioni anche dalla strada, insomma è un finale che abbiamo vissuto qui con Elisa Molongo Borghini. Parliamo sempre di ciclismo, di grande ciclismo, ma parliamo anche del ciclismo femminile, no? In realtà del giro rosa, Elisa Longoborghini seconda alla Freccia Vallone, grande protagonista. Adesso dove ti vediamo, Elisa? Intanto ben ritrovata. Buon pomeriggio a tutti e grazie per avermi invitata al processo alla tappa. I prossimi appuntamenti saranno in Spagna, alle Macume in Bira, che è l'equivalente del Giro dei Paesi Baschi, dal 4 al 9, e i campionati italiani, e poi finalmente il Giro d'Italia dal 30 al 7 di luglio. Quest'anno sarà Giro Rosa e non vedo l'ora di correrlo. Non vedi l'ora di correre, ma io so che tu non vedi l'ora di correre anche il mondiale, il campionato del mondo, perché insomma il circuito ti sa...